Yes! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Ragazzi, aspettate un attimo. Ma prima di sputare sentenze, non dovreste perlomeno aspettare di vedere cosa abbiamo in mente? Un po' di pazienza! No! Hello! Sì, a parte che ma mi hai preso un pieno Vitano, cioè, sì! Ma c'hai gli occhiali storti, cioè, ma inquadriamo! Ma gli ha storto pure gli occhiali! Quelli sono miei, non c'hanno un coso. No, erano storti pure prima. No, ma io però ti giuro. Ho sozzato tutto l'obiettivo di Coca-Cola, cioè. Allora, intanto stanno l'obiettivo di Coca-Cola, l'hai preso in pieno. Intanto stanno a scrivere che l'audio scoppietta è impazzito. Ma perché c'ho sto ciuffo che va per cavoli suoi? Ma chi so, Gohan, guarda. Vabbè. Ma c'è un po' di leggerezza oggi? Un po' di pesantezza? No, io c'ho un ciuffo ribelle, però ok. Ce lo facciamo piacere questo ciuffetto? Prova. Va bene? Siamo? Ma soltanto let's go, my friend! Tutti al massimo, ma che è successo qui? E che ne so, ieri quando avete ballato? Troppo alto. Ieri, qua durante la festa, che avete pompato Audi? Ehi. Prova. No, ora sono come dovrebbero essere. Ehi, sapalì. Erano altissimi, sì. Cazzo, ha toccati. Non lo so, erano tutti al... Non è che uno, tutti al massimo. Tutti al massimo. Dovrebbe andare bene adesso. Perfetto. Ora buoni. Ok. No, tutto a posto. Non si copiano i temi di italiano. Ci siamo. Dicevi copy pasta. No, sì, non si copia. Bambini. Che è successo? Eh? È successo questo copypasta? È diventato un trend? No, è come, è tipo l'esempio della cosa di Rubino, capite? Sì, cioè, sì. Se, racconta, faccio a modo mio. Se voi dite una cosa e iniziano a ripetervela a pappagallo, proprio come fanno i bulli, no? L'unica cosa è renderla tua. Cioè, è proprio una lezione di vita per tutte le persone che si trovano in difficoltà contro una mandria di bulletti. E quando è che tu hai detto quella frase là? Prima della live di ieri sul gruppo Facebook vedevo tutta la gente che non faceva altro che promuovere pesantesse invece di leggeresse. Forse non avete capito, leggeresse buono, pesantesse cattivo, brutto. Non so, magari vi siete confusi, pensavate che pesantesse era la via per la felicità. No, la leggeresse lo è. È vero. Quindi sì, saggio. Quindi l'unica cosa da fare è rendere proprio questa cosa e arrivederci. A proposito di leggeresse, farei notare 9 sub al record, ragazzi. Sì, quindi sabbatevi. Io mi ansabbo. Record di sub per la prima volta in tutto il mondo. Scassicone. 7500. Ricordiamo che poco tempo fa c'avevamo il gol per i 6500, gol e record del canale superato, e adesso ce n'è un altro. Quindi, insomma, attenzione. Fosse uno in realtà. Abbiamo superato un traguardo che per noi significa tanto, ragazzi. Non è così scontato che tutti voi ci supportiate così ogni giorno. Non è scontato per niente. Abbiamo raggiunto i 6.000 tipo X volte. Sì, 6.000, però abbiamo 7.500, superato no. Un bel limite. Comunque, ragazzi, io vorrei parlare di cose interessanti. Non ho visto la live di ieri, ho visto solo gli ultimi minuti di follia danzante. Però non vale, perché quella è la canzone nel mio cuore associata a... Record! Oh! Grazie mille! Grazie! Ma lei è pazzo, mi spazientisco. Mi spazientisco, grazie! Che non ha un po' di pazienza, perché però comunque va bene in questo caso, se non ha pazienza. Grazie anche a Andrea. Andrea Serra, grazie! Andre, grazie! Davide. E Boscar vuole venire Damiano. De Maneskin, va bene. Damiano dei Maneskin è invitato, ragazzi. Chi paga? Basta che non si presenta vestito nudo. Se intendete Damiano, lo streamer IRL, nostro amico il Lupetto, ovviamente è invitato anche lui. Certo. Ovvio. Se pagasse il biglietto. È invitato ad andare sul sito di Italo. Esatto. No, no, vabbè, Erfaina pure, sì, va bene. Lui su Trenitalia. Dicevo, non ho visto la live, quindi non ho considerazioni da fare, però ho considerazioni da fare su Alessandra Mussolini. Scusate, ragazzi, sì. Ma facciamone un paio di considerazioni. Ma se non hai considerazioni da fare, quelli che ripetono a pappagallo e pensano quello che pensi tu, nella nostra community, mo come faranno? Ma scusa, cioè, li lasci nel limbo. Io, guarda, ho spizzato un po' il gruppo Facebook, i gruppi Facebook, e ci sono in realtà due fazioni.
Quindi penso che uno possa scegliere la fazione che più rappresentativa. No, ho visto sia magari ecco la fazione leggeresse, sia la fazione no, non è giusto rivalutarlo, eccetera. Beh, perché quindi, comunque non ha mangiato tutto il wasabi, cioè è grave. Non so nulla di questo. È grave. Gli è stato donato 150 euro ieri, ed è stato accusato live, di aver scammato. C'era Zenzi Official che mi scriveva su Instagram. No! Perché dite che non è un truffatore? Gli hanno donato 150 euro e ha sputato il wasabi. È un truffatore. In 200 ce l'hanno scritto. In no, 1000. 150. Mille, sì, mille. Poi lui ci ha raccontato che l'ha pure poi l'ha rifatto e l'ha mangiato. Ma sti cazzi. Cioè, ciao, capite Lucia. Il discorso? Lo fanno ciao, in 3000 nonna. Streamer. Poi sei un truffatore. Però, ma sono proprio scritto truffatore per il wasabi. Me l'ha scritto Zenzi. Ma, cioè, secondo me siete un po'... cioè, avete un po' il lago della bilancia, come si dice, un po' sfasato. Non so, diciamo che questo periodo a me sembra un bel periodo di luci e ombre del Cerbero. Però fa discutere, quindi è sempre buono. Vero. Assolutamente sì, poi non è che... Noi abbiamo sempre fatto quello che ci passava per la testa. Chiama che Gabriele. Il sergente. Il sergente, che succede? No, mi ha attaccato, si è agitato. Aspetta, gli scrivo. Mi ha attaccato subito dopo che ho risposto. Vabbè, scusate. Comunque, torniamo alle cose un po' meno spiacevoli. Allora, dicevo, Alessandro considerazioni Mussolini, su questa foto, stamattina. Io una considerazione ce l'ho. Dovrebbe tornare il Ducci, immagino. Voglio fare i complimenti. Nel senso, a chi ha modificato la foto? Dici FaceApp, eh? Un po' sembra, no, FaceApp no, però bravo il grafico. No, però ho capito, cioè, pure, nel senso, ieri nel feed mi trovo sta foto, dica oh, ammazza però. È il filtro Paris. E secondo me torna pure questo discorso. Alla fine tutti possono cambiare. Col filtro Paris, sì. Esatto. Famo partista aereo, raga. Vai. Roba di Starlines. Sono fortunato perché che ho bisogno e quando viene sera se tornerò la sta tagliando queste cazzate. Che taglio, il backflip, ragazzi, avete presente? Come no, certo. Lo faccio ogni mattina quando mi sveglio. Pure Marco lo so che lo fa. Backflip. I do know the backflip. Okay, I can do it. Cada. È pazza. È pazza, si è fatta malissimo. Holy fuck. Ma poi sopra il joystick. Okay. Molto duro. Possiamo risentire il... Sì, sì. Ok, I can do it. È pure un croc orribile. Sì. Ma chi è che sta a batte? Ma chi è? No, stanno a fare i lavori. No, sono lavori. Ma... Invece è successa una cosa gravissima, ragazzi. No. Uno streamer IRL è stato assaltato alla gola ad Amsterdam. Ah, sì, sì. In che senso è assaltato alla gola? Guarda. Da The Undertaker. Gli ha fatto degli no, guarda, una cosa seria, poraccio. Hanno fatto una jock slam. No, no, è una cosa seria. A parte gli scherzi, è una cosa seria, guardiamo. Poraccio. Il grasshopper, intanto. We're totally fine. Che qualità, comunque. Dai, DRL. Ma che sta a fa? Sta a prendere in giro l'olandese. Fuck. No, sembra Ziz. Fuck. Ma è italiano lui? No, no. Da Yallert, penso. Di... Non lo so. È vero, imita proprio la voce di quello. Ah, italiano. Okay. italiano. Ma sta parlando inglese. Ma se c'ha tutti i cosi sotto. Allora, la se stiamo zitti, 30 secondi. Ma c'è la chat inglese sotto in basso. Sì. Streamerà in inglese. Down that right there, right over there is a police station. There's police stations everywhere. We're good. We're totally fine. Sappia per culo come parlano gli olandesi. Yeah. I'm live on Twitch. I'm on the floor. And I'm gonna kill this motherfucker if he's gonna do it. Oh, way. God, let go of me, man. Let go of me. Let go of me. No, seriously, man. Let the fuck go of me. Ma chi è? Romaranza. L'ha sentito, evidentemente.
non ha apprezzato. Imitava pure la voce, cioè lui pure aveva continuato. Dire, steppia per culo? Aspetta, ah, ok, vero. Ma, okay, ma lui dice. Abbassa il telefono e sta adesso su. Però gli dice qualcosa, aspetta. Inizia a piallo per culo pure lui, cioè a fare lo stesso verso. Sono live su Twitch. And I'm gonna kill this motherfucker. E ucciderò questo stronzo. Greve. Greve, però non voglio rivedere. Sono live su Twitch, ucciderò sto stronzo. E qua finisce, giustamente. Molto greve, raga. Mamma mia. Ho fatto abbastanza impressione quando l'ho visto ieri. Eh no, sì, è brutto. Ha una faccia proprio incazzatissima, era una faccia demoniaca. Mamma mia. Guardate com'è affascinante la dinamica di questa parte della live. Che Cozzalone ha fatto il post. Chiaro, mettetevi un attimo nei miei panni. È chiaro che qualsiasi cosa io vedrò ora... Grazie. Grazie. Qualsiasi cosa io vedrò ora non potrò godere. E Angie. E porco Dio, però posso dire una cosa? Posso ringraziare. Mille beats di Dio caro, ma come minimo i ringraziamenti, ragazzi, per i pazzi che ci supportano. È bello quello, è porco già ringraziato. Allora, manda anche tu il tuo curricula. No, il tuo curriculum. Se sei uscito con 100 e lode. Guardate la morte. Top, operazione, cioè, confettata. Mi raccomando, ragazza, sorridi e fai capire che sei felice di lavorare qui. Ok. Schifata. Cioè, ma che frase c'è? Io avevo detto per meme. Lo vedete un po' di disgusto? Lo, sì, vedo solo io. Sì, paura e disgusto. Sono felice di lavorare al Mac. Come suoi emoji. Vabbè, borsa di studio. Dopo. Ah, beh, per studiare. Vabbè, non sì, dopo. Lavoro per... No, avevo capito, dopo la laurea. Ma sì, ma sono, ma le multinazionali sono buone, danno una borsa di studio, regà. Sono, stanno dalla nostra parte. Se ti dicessi che abbiamo un programma di borse di studio dedicato alle nostre persone, sì, perché studiare e lavorare si può. Penserei che McDonald's è buono, cioè. Ma come? Non ci sono commenti. Ma perché? 9 like con 72k views. Strano. Perfetto. Vabbè, non lo so. Non lo so. Bontà. Oddio. Credo sia una pubblicità. Ma poi di solito capita così quando so quando mi so alzi di studio l'università è grazie. Sì, Dubbi capitalista è tornato, hai capito, bravo. Hai capito quello che volevo dire. Una ragazza per bene va per la prima volta a un rave. Però la conosciamo questa ragazza. E chi è? Chi è Lillo? Non preoccuparti, non un elfo. Cado da... Sembra un'altra persona così. Adoro i bar! Quanto costa un drink? 4. 4? 4 euro. Dimmi che hai moneta, ti prego. Io pago col POS. Posso pagare con la carta? Con la carta. E dove posso prelevare? No, posso avere un... Allora, sono indecisa tra un 4 bianchi e un Sex on the Beach. Quale mi consigli? Un vodka lemon. Un vodka tonic. Tipo un pestato, un posso fruttato. Ok. E te con quel cappello si chiama sto video? Ma non so se l'abbiamo visto. Io l'ho visto a casa. Con quel cappello, oh, basta, farite come entra, che lo sposta. Il cappello strano. Il montaggio non è so stupendo, che... perché non esiste. Un lavoro non vergognoso. Allora, ragazzi, il nostro caro amico di Kelly, ho sempre preferito restare a casa che in qualche locale. Ho sempre preferito la mia solitudine a quella degli altri. Con un bel poké. Allora... Bravo, fa molto bene a mettere questa descrizione perché deve spiegare come mai scrive tutti i giorni. Esatto, esatto. Ascoltiamo, giusto, insomma, ascoltiamo un suo pezzo, un suo scritto. Ho sempre preferito restare a casa che in qualche locale. Ho sempre preferito la mia solitudine a quella degli altri. Nella mia quotidianità dico tantissimi no quando mi chiedono di andare al cinema, quando mi dicono che dovrei conoscere una persona o farmi una vacanza. Faccio questa bruttissima cosa quando i miei nipoti e le mie sorelle mi chiedono di uscire o di prendermi del tempo. Rispondo sempre che devo lavorare. Invece... Quando accetto un invito,
In me scatta qualcosa un attimo prima di uscire. Sono già vestito, ma la mia testa mi dice che posso farne a meno. E improvvisamente ogni luogo, per me, è dall'altra parte della città. Mi siedo sul divano, invento una scusa e la invio per messaggio. E poi nascondo il cellulare. Ammetto che vorrei essere meno prigioniero delle regole che mi sono posto e del mio modo di fare. Meno schiavo del mio carattere. Sei semplicemente introverso, sì. Dai. Semplicemente però. Può succede. Vabbè, io penso che anche molti introversi in chat possono trovare queste parole relatable. Diciamo, sì. Nei periodi di depressione. Sì, vabbè, è un po' romanzato, però sì, accade a molte persone. Nei periodi di depressione mi piava così a me personalmente, che non volevo uscire con gli amici. Per alcuni è tutta la vita. Tutta la vita? Greve. Non è che non vuoi uscire con gli amici se sei introverso, però magari preferisci più stare da solo che andare fuori e sentirti svuotato, no? Certo. Dalla socialità. Ma non è che è per tutti così. Queste cose non fanno per me. E da lì non mi sono più spostato. E per i miei amici sono diventato quello che tanto non viene. Però ti passi, guarda. Quello a cui non chiedere. Quello che viene a sapere le cose sempre dopo. E io in quei momenti rido. Ma sono bravissimo a starci male in silenzio. Vabbè. Vabbè, top INTJ. Pensavo peggio. Madonna mia. Cose. Televisione è vietata per voi. Non guardate la televisione. Sapevate adesso, non voglio. I poveri guardano la tele. Voi sapevate che nelle case dei ricchi la tele 99% ne acce. Io non lo sapevo. Grazie, non Chiara. È vero. Non lo sapevo. Grazie, però. Chiara. I ricchi non hanno la. Ce l'avevano solo i ricchi la casa. Quando superi un tot di soldi, prendi il tuo televisore e lo lanci dalla finestra, sì. Capito? Non ne hai più è bisogno. È un processo proprio spontaneo. Ma adesso forse sì, perché sono radical chic. L'hai visto? È tipo quando fai la muta, no? Tipo quando fai la muta, no? Che cambi pelle. Uguale. Magari il 99% nelle i ricchi non hanno la tele. Oh, sarà andato. Non so dove ha preso sto dato, ma ok. 99%. Non so. La tele ricchi. Io conosco amici che sono benestanti o cioè messi molto bene che guardano la tele. Io non credo. Mi stanno venendo in mente. Allora, se vogliamo aprire il discorso che la televisione è una grossa perdita di tempo se la si guarda magari per 6 ore al giorno, come ho visto fare a magari i miei genitori, i miei nonni o altre persone, dico sì. Beh, ma che c'entra? Ma ora ci stanno talmente tanti altri mezzi, cioè magari uno non guarda la TV, però magari c'ha il computer, c'ha i console. E passa 6 ore su Twitch. È un discorso che non regge minimamente. Stan boomeritissimo. Però vabbè. Infatti, no. Noi teniamo la vostra salute massimo 3 orette al giorno complessive. Sì, infatti, noi streamiamo poco pure per andare contro questa cosa. E, io per quanto mi riguarda, ho smesso di guardare la TV perché penso un po' come tutti, abbiamo iniziato a guardare i contenuti on demand, che è Netflix, YouTube, tutte le cose che non è che tu apri, cioè accendi qualcosa e vedi quello che devi vedere. È meno passivo da un certo punto di vista, sì. Io scelgo quello che fondo metto sempre qualcosa, esatto. Che scelgo. Scelgo quello che vedo, so quanto dura prima di iniziare a vederlo, mi posso organizzare, non è la stessa cosa, caro Gianluca. Cioè, passare secondo me 6 ore davanti alla TV a vedere Uomini e Donne, e dopo Uomini e Donne c'è posta per te, e poi c'è sta quarta cosa... È molto più passivo, dice, molto più passivo. Sì, vabbè, ti zombifica di più, secondo me. Sì, poi se uno vuole zombificarsi, il modo lo trova. Ti può anche zombificare su Twitch a guardare una live del 12 ore. Beh, tipo una maratona di Dario Moccia. No, sì, ma pure mette una serie, ma pure mette le serie tipo lasciarle così, vero, se quanti. Sì, magari, gente che ci perde la vita. Ma poi quando finisce la live di uno. Non è autoconclusivo spesso, no? Magari dura 20 ore, metti là. Poi sta comunque alla persona. Se una persona è diligente, organizzata, non perderà la sua vita davanti al PC. Ma è una questione di carattere, non è una questione che uno c'ha i soldi non si fa TV. No, non è di soldi, non è di soldi. Ma come ragiona lui? Ovviamente parla di ricchi perché è sempre il suo discorso, non hanno tempo perché devono investire quel tempo. No, ma sono diventati anche ricchi perché non hanno la TV e non perdono tempo come voi. Sì. Eppure quello è il senso sì, del no, poi Big sì, Luca. Anche stanno sempre a lavorare. Poi pure il discorso che ha fatto Pochele è molto simile in realtà. Cioè, parla delle stesse cose un po' di Big Luca, ad esempio. Noi persone di successo non abbiamo tempo per la vita sociale, non abbiamo tempo per la televisione, guardare queste cose di cui voi, plebei, gioite. Noi siamo una casta di solitari e soffriamo tanto.
Questa è la retorica. Penso che nella vita sia importante programmare. Cioè, scegliere anche delle ore in cui si cazzeggia. In cui si lascia libero il cervello. Io quanto ti amo. No, è vero. E lì puoi scegliere, vedere un video del Big Luca, che magari è anche informativo, una live di Dario Moccia. Dio, ne scampi. O la TV, quello che cazzo volete. Ovviamente se uno diventa passivo in generale, tipo TikTok è devastante in tal senso. Tu ti programmi tipo quel giorno non farò niente? Ogni tanto la domenica. Posso rompere il cazzo una cosa sulle personalità? Vai. No, perché mi ha proprio ricordato quando stavo iniziando ad informarmi e parlavano della differenza tra i judgers, cioè quelli con la lettera J, quindi le persone organizzate, e quelli con la lettera P, tipo me, Gianluca. Grazie per i 10 euro, mille. Matteo. Questo è il momento giusto per donare sub per interrompermi. E diceva, c'era proprio questa cosa qua. Le persone con la lettera J, anche quando cazzeggiano e magari si prendono una giornata libera, comunque se la programmano. Sì, sì, sì. Non è, cioè, è vero, capito? È il cazzeggio programma, come ti ho detto, cazzo, grazie, quanto te voglio bene, per perché sub, è proprio ragazzi. Quella cosa lì. Sì, sì, invece sì. Magari per me è proprio, cioè, è sì. Quando capita, se capita. No, no, è così, è così. Sì, sì. Cioè, io magari so che la domenica ho una cosa da fare, che ne so, può essere andare, ultimamente sono andato le ultime domeniche ospite da un paio di ragazzi che hanno un canale di cinema. Non volevo rinviare il loro invito per troppo tempo. Lo dico, vabbè, domenica è l'unico giorno in cui posso. Però il resto della giornata è chilling. Sto qua, Asia, sto qua, però non ho impegni scanditi. Però in realtà nell'arco della settimana è prevista quella cosa. Sì, sì, sì. Cioè, così, tipo, è vero. Per me dire domani farò questo, domani mi programmo sta cosa, già mi prende a male. Cosa? Perché non lo, odio avere programmi, mi piace avere tutto aperto. Poi lo so che non è un modo di vivere, secondo me, a una certa... produttivo, però è proprio come mi sento io. Facciamo un sondaggio: chi è più come Simo, chi è più come Marno? Non è che c'è un vincitore, cioè, fate... uno è giusto e l'altro è sbagliato. Grazie Adriano. Grazie mille. Grazie comunque, Adriano. Tocca aggiornare il record, quindi a 8.000 il prossimo obiettivo, ragazzi, perché siamo quasi a 7.600. Santo Dio. Porca troia, ragazzi. Sono contento. Bel grazie risultato. A tutti, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Vietata per voi. Non... guardate la televisione. Sapevate adesso, non voglio. I poveri guardano la tele. Voi sapevate che nelle case dei ricchi la tele. I poveri guardano lì a non far nulla come al solito. Che sono poveri e che non lavora. Oddio santo. Questo è un video vecchio, ma fa ride. Non ti piace il cazzo? Ti faccio cambiare idea io. Che voi siete gay? Io sì. Ah, ok. Beh, se vieni con me ti faccio cambiare idea. No? Sicuro? Ma perché dovresti rivalutare la cosa? Sì. Tutti i gay che sono stati con me alla fine hanno cambiato idea. È un po' l'esperimento di Chico. Bravo, c'è lo stesso discorso del non pericolo percepito. Quello stavo pensando. Perché con un uomo sarebbe più magari... Vabbè, qui più che pericolo è la frase fatta tipo tu sei lesbica perché non sei mai venuta con un vero cazzo. Diciamo che in questo caso, no, l'uomo si mette subito a ride, lo prende come una battuta, sì, no? Sì. Magari una donna potrebbe pure sentirsi molestata, esatto, sì, sentirsi un po' violata. Quello magari. Sì, sì. Allora no? Apposta, ti ringrazio. Anche se metto una cosa finta, no? No, apposta. Ok, vabbè, dai. Ciao comunque, ciao. Lui in grande comunque. È pazza! È pazza! Pazza per Gesù! No, da pido. Guarda. Amen. Ciao. È pazza! Amen. Tu sei bello come un fiore. Beh, anche tu non ho quanto sole, ma mi sembra che... Non è il tuo numero? Guarda. Sono fidanzato. Ma fa niente, mica sono gelosa, cioè. No, guarda, meglio che. Niente, cioè il pene d'oro te la tiri. Ok, vabbè, dai, fa niente. Ciao. No. Vabbè, questo può creare invece imbarazzo. Ci sta, magari un ragazzo timido come sembra lui. Sì, sì, sì. Ci sta. Carina sta cosa. Il pene d'oro. Oh! Ma vuoi venire a casa? Dog calling. Guarda, sono vestiti da camionista, tipo da l'idea è simpatica. Da operaio, proprio. Classici. Beh.
Questa è una discriminazione di classe, però. Ah, fantastico. Vabbè, dai. Meraviglioso. L'operaio del cane, ho visti pure io dal vivo. È pura realtà. Vedi questa, quelli che sta a fare i lavori. A me di questa. È la realtà, sì, sì. Tanto scartavetrano la testa di quello a fianco. Lo vuoi? È il mio numero, te lo do, eh. Vuoi il mio numero? Ti do il mio numero subito, eh. Ti sei fatto male, Stella? Ok. Oh, io ti curo, se vuoi. Magari è invalido a vita. Ma che cazzo dico? Ti sei fatto ti male. Ti sei fatto male, tesoro. Ma fatto male una figura quando simile, sei caduto dal cielo. Ti sei fatto male. Ma c'aveva il bastone. Ma no, non l'hai visto. C'aveva il bastone. Ma è dire che mi sono fatto male. Non riesco a camminare. La terza gamba. Cioè, guarda, poraccio. No, vai a dire a Stephen Hawking. Ti sei fatto male quando sei caduto dal cielo. Vai a dire a Stephen Hawking se sei fatto male quando è cascato dal cielo. Ti sei fatto male Stephen Hawking quando sei caduto dal cielo. Un po'. Io l'avrei fatto più. Aspetta. Un po'. Lui c'aveva senso dell'umorismo, avrebbe riso, cazzo. Sì. Non si sarebbe offeso. Un impatto molto impattante comunque. Mi fai una stretta? Steven, ma ti sei fatto male quando sei caduto dal cielo? Un pochino. Greve. Ciao, no, Steven. Ci dissociamo. È sempre stato molto autoironico, quindi non è un problema. Avrebbe riso. Sì. Comunque ho fatto una volta una figura di merda simile con cieco. No, con compagno di classe che ahimè cioè, ha avuto un incidente, non lo sapevo, però io l'avevo conosciuto da 2 mesi. Ho fatto, ma che te sei fatto? Non te passa mai? No, questo qua è permanente. Cioè, ho fatto una figura di merda. Non te passa mai. Ho fatto, ma che ancora ma quando te passa? Ma quando te passa? Ma ancora soppichi tutto Roma bene. È un modo di dire che tipo, che ne ma so, non ancora te lo del culo, ma quando te passa? Figura di merda. Vabbè, da giovane, ma aspettavo, cioè, proprio succede. Ho capito, è successo pure a Gianluca con Max. Ma quando sì. Può capitare. Sì, figura di merda pure io. Può capitare, però sei in buona fede che difa. Il rischio di fa battute questo. Prima o poi becchi a battuta che non va. Lo so. Per qualche motivo. Guarda lui, guarda lui. Lui è più disponibile, eh? Ma come cammini? Le ragazze non lo chiedono il numero. Ma perché invece? Tu sei un bel pezzo. Se vuoi venire, vuoi venire nel mio camioncino, te lo faccio vedere. Ti faccio vedere io, vieni. Perché mi guardi così? Mi stai provocando? Sì. Scusa, ma mi stai provocando? Che senso? Sei stressato? Che senso? Quindi forse io capisco che tu mi, insomma, mi vuoi provocare, vuoi fare qualcosa? Ma pare che pare incazzata più che... Sono tranquillo, non riesco a capire il senso. Io sono passata. Guarda... Questo non ha senso perché lui stava a leggere il libro. Per cazzi suoi. No, ma lei arriva da aggressiva. No, no, questo stai... non ha senso. Doveva essere un po' più flirtante. In che senso? Non ha senso. Okay. Pare che sta di me pomenà. Sì, sta troppo incattivita. Ti guardavo, ti ho visto adesso quella fine. Sì, ciao, ho visto perfettamente che mi guardavi. Quindi mi stavi provocando? In realtà no, signore. Hai visto lui tutto? In realtà no. Come dire? Sto fagazzi mia. Con la gamba così. Se vuoi così, se è così. È ok, però smettila perché poi mi provochi troppo e non rispondo delle mie azioni. Va bene. Top Sigma lui comunque. Va bene. No, ma per me lui ha capito che lei parlava de menà, sì. Non no. De scopà. Ah, sì, dici proprio... Sì, sì, mi stai provocando perché cioè sembrava più incazzosa che un vero. Vero. Sì, sì. Oh, sei stressata? Fatti una scopata, va. Fatti una scopata, va. Ciao, scusami. Dove sei stressato? Sì, ma così... Sat. Dove ti sei stressato? Sei fatti stressato. Una scopata. Sì. Così a casa, uno seduto, non c'è stress. Cioè, scusami, puoi darmi un cara ragazza, poi. Cara ragazza a casa. Sì, cioè. È proprio di uno che non scopa. No. Perché? Non so, perché ti ho trovato veramente bello. Mi dispiace, sono impegnato. Così, solo per andiamo a bere qualcosa, tranquilli. No, grazie. No? Vabbè, che acido, madonna. Fatevi la scoppata allora voi due. Madonna. Non ti piace? Lui fiero, lui. Tronfio. Hai visto, si è guardato la ragazza tutto fiero. Sì, quanto siamo tristi noi uomini in cui ma parli per lei, chi dà? Hai visto parli tesoro? Parli per lei, chi dà? Come rimorchio. Grazie per il sub. Cheaper food. Ragazzo insulta Gischianto, lui si incazza in freestyle.
sembra assurdo, penso oggi schianto e dopo mi masturbo. Sei così grasso che se provi a usare l'hula hoop in giro ti scambiano per Saturno. Un po' troppo. Ti ne faccio ragazzi, pure te, e capito, fatti capire, ma tu barbiere, si bu, te donghiri, c'è proprio barbiere, capito, ma fatto pure un bire, che ti fai una palla sotto palla, metti una palla, e butto del mar marmellato, coppo pane e magnatil, ta tutti i tuoi frigorifere, e chiama cagava il tuo muro, perché sono un muro puro, boh, fai capito? Sembra assurdo. C'era una rima. Non ho capito una parola, ma era figo. Un discorso napoletano con bit sotto. Il napoletano asfalta tutto, cioè dai, è troppo stretto. È musicale, suonava bene pure se non ho capito niente. Esatto, sì, sì. Esatto, cioè devastante. Allora, maestro. A parte mi hanno fatto molto ridere i meme... Nell'immagine con Rubino così dietro, sì. La faccia di Simone soddisfatta con la rosa in bocca, tipo, e Liccardo così. No, Liccardo Pop, con la rosa. Pop, sei marra nel giorno di pausa. No, sì, no, sì, era sì. Pure questa una. Questa qua. Sì, questa. Apila proprio. Oddio, aspetta, perché hai zoomato troppo. Così. Mi ha fatto molto ridere. Perché in effetti io sono entrato un secondo alla fine e ho pensato proprio, ma che cazzo sta succedendo? La musica... Questo, in effetti me l'hai vi detto. Spiego il meme. Questo è un episodio di Community dove appunto quella persona con le pizze, diciamo, entra a casa sua, ma entra nella darkest timeline, cioè la timeline più oscura. E sarebbe come se tu fossi entrato magari con le pizze ieri, proprio in quel momento là, l'espressione che avresti fatto. Comunque sarebbe stato epico, tipo io che ieri a fine live entro, Marco Mezzuma con quella musica, sì. Tutto il dirino, fine della live. Sì, certo. Sarebbe stato un finale perfetto. Avrei chiuso lì, ovviamente. Certo. Sì, ma mi ha fatto molto ridere. Poi questo, ragazzi, sostituirà Schwarzenegger. No, palesemente, no, Simone, no. Palesemente. Ma i capelli che si rigidi. Simone, non fare quella battuta a Connie. Sì. Oddio che spettacolo. Ma cos'è? Ma la posa, Maria. Sì, la movenza, sì. Su Instagram, la sì. Ma poi con sta maschera che è espressiva comunque, si fa troppo è molto espressiva sta maschera, che è praticamente la faccia del burattino di sopra aperta, sì. La parte che io ho tagliato è la parte nera, quindi quando lui apre la bocca, perché questo dovrebbe essere il sotto del labbro e questo qua il sopra. Capito? Okay. Quindi è espressiva, però sembrano pure dei baffi, è strano. Pov, finalmente è finito quel giorno di merda di San Valentino. Io sono entrato, ho visto questo. Hai fatto tutti i battuti. Ma poi che cazzo è ballo è? Bellissimo. Oddio, Rubino così. Mamma mia, che follia. Poi, ma poi c'erano i microfoni e noi dicevamo cose tipo, ma che dovevo fare? Continuavo un attimo di panico. Considerando il periodo che stiamo vivendo, io ieri sera mi sono proprio divertito all'insegna della leisuress, alla fine. Poi ci sono state anche una mini, insomma, inchieste. Poi sono state pure un po' di cose off live. Poi lui ha staccato la live contentissimo che gliel'hanno permesso, sì. È venuto con noi a mangiare il sushi, sì. Siamo stati bene, alla faccia delle male lingue. Siamo stati proprio bene a mangiare sashimi. Te lo ricordi, Marco? Sì, pure sì. Il wasabi. I gamberi, il wasabi pure gliel'abbiamo offerto. Gli ha fatto la battuta Simone. Sì, sì. E monto magno il wasabi. Allora, ragazzi, Elia a volte ci vuole. Elia Baby, un altro top villain, incazzato come una iena su Instagram, che minaccia praticamente un tizio in chat. Una cosa grottesca, ragazzi. Guardate la follia. E poi questo tizio, super weird. Super? Weirdo. Super weirdo. È proprio un weirdo. Okay. Che vuol dire weirdo? Ma sì, strano, fate delle domande. Non un capisco. NPC, tipo. Il fatto è che io non abbia un contesto di questa live mi rende il tutto ancora più figo. Madonna, bassino. Aspetta, che è sta audio vergognoso? Lo tiro un po' su, ma è bassissimo. Cazzo, mi fa sti video un babbuino, ma che c'è forza? Io ho sentito la telefono, sentia bene. Il gioia, calcola una parola. Se dici una parola fuori posto, ti venga a mettere il cazzo in bocca stanotte dentro casa con tua madre e tuo padre.
che tu sei il bambino quello stupido che girava con le pistole, con i thread colorati, che mi chiedevi le foto quando io stavo ai domiciliari, che mi chiedevi le foto, io stavo con la mia ragazza che mi ha fatto, fatto tenere in mano la pistola. La prima parola storta che dici, calcola, ti crepo. Esco in diretta, ti vengo a strappare i thread. Ho un coglione di merda ragazzino fan di Gallagher. Ma che c'è di male? Uno può essere fan tuo come fan di Gallagher, che c'è di male? No, è uno... La prima parola che dice storta vado a Rione Monti, lo faccio scappare. Per te Gallagher è un pentito? Non è NPC questo. Per te Gallagher è un pentito? È stranissimo. Sì. Perché è un pentito, perché c'ha i fogli che è un pentito. Ma forse fare il pentito non è una brutta cosa, lo sai, è vero, per la legge italiana. Enjoy il ragazzo, oltre alle risate ha scritto qualcosa. E poi te ne sbatte altamente, cioè questo dice delle cose. È un NPC, ma non so cosa sia in realtà, però ho detto prima che mandavamo il video proprio. Sei intrippato completamente. Ma lui fa domani violenza? Questo è violenza, sono io, ammazzo. Fammi vedere solo se ha scritto qualcosa. No, a posto. Bravo a catena con quei thread colorati che mi chiedevi le foto. Possiamo parlare? No, i testi. Hai alzato le mani a Gallagher? Come mai? Sì, stupido. Perché litigavamo. E gioia. Così, vabbè. Oddio, sta ancora rilitigando. Allora, chiudiamo con un altro di quei personaggi che si divertono a seminare il panico all'interno di spazi pubblici per questioni del Ma Covid. Ma questa come si chiama? Violenza civile? Beh, una sorta di disobbedienza un po' forzosa. Mi chiedono una disobbedienza civile. Appunto dico, potremmo definirla una disobbedienza civile forzosa. Sì, una pretesa pure. Guardate come si incazza Sporaccio sto, non so, cassiere o comunque lavoratore all'interno di questo market, supermercato. Guardate Poraccio. Stai lontano dalle persone! Che le puoi infettare? Stai lontano dalle persone. Non posso infettare. Sì, certo. Come ti permetti? Stai lontano. Stai lontano dalle persone. Devi stare lontano dalle persone. Metti una mascherina se vuoi stare vicino alle persone. Se tu vuoi rispettare le regole, devi mantenerti un metro da me. Io c'ho la mascherina, tu no. La mascherina la mettono i malati. Sei malato? Sì, sono malato come te. Ancora con sta cazzata. La mascherina la mettono i malati. È uno spin, mi sa, sì. Uguale, identico. Ha semplicemente esercitato i suoi diritti. Mamma mia, ancora con ste cazzate. Identico a te. Se io sono malato, tu sei 10 volte di più. La mascherina e tre vaccini, che cazzo vuoi allora da me? Cioè, la mascherina e tre vaccini, quindi che cazzo vuoi? Ti dovevi fare amico a persone come noi. Invece tu combatti quelli come noi e stanno tutti contro. E tu questa guerra non la vinci mai. E le persone come te chi sono? Chi sono le persone come te? Sono dei sottomessi che obbediscono alle regole qualunque esse siano e non si chiedono se le regole abbiano un senso o meno. Chi sono quelli come te? Sono i sottomessi. Peggio anarchici che la mascherina. Però fanno una pena questi. Perché uno potrebbe pure pensare, ma quello è entrato senza mascherina, ma all'entrata comunque te guardano, te bloccano. E infatti questo l'ho bloccato. Ma non è l'entrata, sembra stare in casa. Vede che nessuno ha fermato prima. Perché sarebbe più grave. Appunto, sarebbe più grave che io ti entro in un posto, poi mi levo la mascherina solo per fare un video, Ma voglia. Ma questo non possiamo sapere. I gruppi Telegram abbiamo visto che si beccavano proprio per fare delle specie di flash mob dove tutti entravano e si levavano la mascherina. Entriamo in 30 e ce la vediamo tutti, vediamo che fanno, non ci possono cacciare tutti quanti, capito? Si organizzavano su Telegram. Cose pericolosissime poi comunque, se magari uno è infetto. No, soprattutto per chi sta a lavorare lì. Sì, sto lì mentre in 30. Questa roba è veramente insopportabile, è diventato un trend pure questo, è incredibile. Mm-hmm. Cioè questi poracci stanno a lavorare, gli devi rompere cazzo, tu sei uno schiavo, questo magari... Cioè, sta lì a batte i pezzi, no, non altro, come discorsi, si dice a Roma. Discorsi filosofici sull'obbedienza, sul seguire le regole, giusto o sbagliato, non vanno fatti. Non è la sede, la cassa dell'Eurospin. Esatto. Facciamo questi discorsi, cioè interroghiamoci, sì. Dibattiamo, ma non andare a rompere il cazzo nella vita reale a gente che sta lì a lavorare. Infatti, per fare un esempio, no? Il professore, quello di filosofia. Tatino. No, come cazzo si chiama? No, non era Tatino. Tatino, no, Tatino. Vabbè, che per quanto appunto anche lui alcune tesi un po' così bislacche, però perlomeno non ha fatto cazzo per a cazzi nessuno. Suoi. Cioè lui ha detto: io non lavoro, mi prendo responsabilità, mi autodenuncio, ciao. Non è che va a romper cazzo agli altri professori. Certo, spiega le sue ragioni, uno gli risponde anche, è diverso.
Marco sta mangarellato, che è successo? No, perché mi scrivono, sì, vabbè, mo infetti sono un pericolo, perché era, parlo pure di 8-9 mesi fa, quindi era il periodo di altissima infezione che c'era in Italia, quindi, cioè, sì, sì. Diciamo che magari l'unica cosa... Sì, come Brumotti, esatto. Era pericoloso, 30 persone senza la cosa che ha detto quello dell'Eurospin, non avvicinarti che li infetti non ha senso, ovviamente, però vabbè. Vabbè, sì, quello... Deve seguire le regole, però vabbè, non è che li infetta quello perché non pure... ha la mascherina. L'infetta se è malato. Sì, ovviamente se è malato c'è più rischio, chiaramente. Eh sì, sì. Di richiesta dei filmati. Comunque lei vuol dire che è l'altra mattina che sta comunque... Questa è la parte 3, scusate, parte 2. È arrivata la polizia. Il supermercato. Ma perché? Lei sta violando l'articolo 16 della Costituzione. Cioè sta limitando la mia libertà di movimento, che può essere impedita solo dal lato di un magistrato. Così dice l'articolo 16. Sembra corretto comportarsi così? Assolutamente, perché è corretto secondo la Costituzione, quindi è corretto. Siamo in uno Stato di diritto, quindi vale la Costituzione se non è stata abrogata. No? Vogliamo rimanere qui oltre? Ah certo, sì, sì. No, va bene. Non avete altro da fare? No, io in realtà stavo facendo dell'altro. Stava? Stavamo facendo delle altre attività lavorative. Pensati, pensati. Faglielo capire che ha interrotto il vostro lavoro. Se è il caso che si trattenga, assolutamente da lei. Sì. Sì? Va bene, cosa facciamo? Vorrei sapere perché mi viene impedito di fare la spesa. Perché? Perché lei non sta indossando la mascherina. Non è una sanzione prevista da chi non indossa la mascherina, perché viene previsto al massimo una sanzione amministrativa. Fatti la multa, regà. Che una bella multa, così sta spesa te costa cara ogni volta che verrai. No, no, io voglio solo pagare e fare la spesa, fare una cosa normale. Perché mi stai impedendo di fare una cosa normale? Perché mi stai impedendo? Curata pandemia. E devo fare la spesa. Non sai che non è legittima questa cosa che state facendo? Ascolti, allora facciamo una cosa. Lei adesso paga la sua roba. Infatti. Stavo per dire io, ma potevo risultare Novax. Però l'ha detto pure la guardia. Fategli pagare la roba, perché è vero quello che dice. Non è che se non indossi la maschera un po' fa la spesa. Magari non puoi stare lì dentro. Ma tanto ormai c'è entrato. Ti becchi una bella multa. Sì, sì, appunto. Guarda, io sarei paghi, così. Paghi quello che hai fatto. Mo così, fatto non rimaniamo qui. Spesa, non rimaniamo qui. Beccate una piotta e mezza di multa. La prossima volta che viene è inutile, perché alla fine, se si parla di risolvere un problema e non incaparsi su tecnicismi, certo, lasciarlo lì non ha senso. Non ha senso fermare la polizia, fermare l'intero supermercato. Certo. Sei un coglione, vabbè, pagate la spesa, c'è la polizia, ti fa la multa. Però certo. Non fermiamo un supermercato. Giusto. Per una mascherina. Sì, sì. Viene fuori con noi. Ecco, infatti, proprio quello che volevo. Io pago. Non esce più. Infatti, proprio quello che volevo fare, pagare. Stamattina il maresciallo della fatta. Tutto il supermercato fermato per sto coglione, cioè, non ha senso. I poliziotti dei paese, poi, perché sennò io dicevano che non può riprenderli in servizio. Una sveglia perché devo acquistare delle cose qua fuori dalla cartoletta. Fai la spesa, pia delle cose che ti piace, pia da cartigenica, poi fuori te la vedi con la polizia, però, il supermercato va avanti. Però deve essere multato, perché altrimenti qua se stava a pia per culo. Sì, no? Sì, la polizia, eccola. Piuttosto di stare lì a fare le statuine, a fare lo stallo alla messicana, fatelo pagare e fategli la multa. Nessun regolamento, il regolamento poi non può superare la legge. La legge vige sopra ogni regolamentazione interna. Non entriamo nel merito. No, entriamo nel merito, perché non bisogna entrare? Segue fuori? Sì, ma io vado fuori subito, appena mi fate pagare vado fuori. Quello non è assolutamente. Quello per il supermercato. Ma perché? Io voglio dire che è da stamattina che mi stanno impedendo di esercitare un mio diritto, per te che è l'articolo 16 della Costituzione, lo conosci? Chissà quante ore perse così. Capito? Da stamattina. Magari sono 3 ore che sta. 16 dalla Costituzione. E poi è il 13, continua a dire il 16. Cioè, se proprio deve appellarsi. Ha letto un commento tipo sul video di prima. Sta ripetendo a pappagallo quello che ha letto su Telegram. Sì, sì. Beh, molti so così. Poi magari questo no, non lo so. Costituzione su ogni cosa. L'articolo 16 della. No, è perché è il fondamento del nostro Stato di diritto. Dobbiamo sempre tornarci. Perché non dobbiamo tornarci? Dobbiamo tornarci, è il fondamento del nostro Stato di diritto. Grazie. Non è una poliziotta. Non è quello della polizia locale, cazzo di. Ma c'ha scritto un fronte. Ho letto un chat, ho detto, ma come? La divisa è strana in effetti, però è di un paese, la polizia è quella di paese, sai, quella locale. Sì. Sempre polizia. Allora, guarda, io sono qua
Se voi mi chiedete la mascherina è perché pensate che io sia un pericolo sanitario. Quindi più prolungate la mia permanenza qua, più questo pericolo... Ah, e questo in realtà ha anche senso, come dicevamo prima. Quindi sì, levate dal cazzo. Ma quindi non è stupido lui? Perché allora fa tutta questa storia? È incapato, perché ovvio, come tanta gente si è incapato... Cioè, il potenziale pericolo, no? Aumenta la potenziale diffusione senza la mascherina. Se sto 6 ore dentro l'Eurospin, un potenziale infetto, è ovvio, è allo logico, sia più sensato però non farlo. Non possono sapere se è infetto. Cioè, magari è più infecchio un vecchio con la mascherina e fa... Certo. E lui che sta senza. Vabbè, nel dubbio, infatti, è tutto potenziale. Potenziale, nel dubbio, senza la mascherina, c'hai cioè, più rischi, questo dico. Sì. Ovviamente. Che voi supponete esista... aumenta. Lei gentilmente deve venire con me fuori. Io la seguo dopo che ho pagato. Sopra la seguo dopo che ho pagato. No, io non posso farla procedere al pagamento. In base a quale norma? Sta agendo a norma di legge o secondo la sua autorità? Perché allora se lei senti non che indecisione lei mi deve citare. Lei c'ha paura di la sua. Io allora non lo so che devo fare. Fategli pagare la carta igienica. Non ve incapate su sta cosa. Sì, ma infatti lascialo fare. Oppure se e devi dire non lo fare, diglielo seriamente. Non lo fai per questo motivo. Non rompere il cazzo. Non è che dici, non lo fai perché non mi ricordo. Perché sono due. O gli fate pagare la spesa oppure lo levate dal cazzo. Ma non lo secondo me non possono prenderlo fisicamente de forza. Quindi se lui ha detto io voglio venire fuori con voi dopo che ho pagato la spesa, piuttosto rimane là e continua sta cosa. Dato che magari come dice lui pericolo, lo allontani, no, lo lasci lì. Ma sempre la cosa, dovrebbe pagare la spesa, uscì, essere multato e mandato a fanculo con l'avviso, la prossima volta che torni sarà uguale, perché tu non puoi venire a fare sta roba. Beh, cioè, trattamento sanitario obbligatorio, si sente bene, guardi. Ovviamente filmati, magari non si vogliono prendere la responsabilità di allontanare sta persona per non passarci delle beghe. A maggior ragione. Quindi ti mette pure in una situazione di merda. La norma di legge che io le permette di fare quello che sta facendo. Non devo citare niente. Invece sì, perché altrimenti sta agendo da autorità. Io non sono tenuto a obbedire se non alla legge. Chiaro? Io non sono venuto a obbedire a lei, io sono venuto a obbedire alla legge. Basta. Quindi a lei mi fa vedere qual è la norma di legge che le consente di lasciare che mi impediscano di non fare la spesa. E io, una volta esaminata, dirò se effettivamente è quella che era. Ma non sei il giudice? No, no. Se no, sta agendo in violazione dei diritti. L'articolo 28 della Costituzione dice. Ma faccio ridere perché tutte le volte che non si arriva a far qualcosa siamo sempre in violazione dei diritti. Certo, perché lei sta violando un mio diritto di approvigionarmi di richiesta. Non è neanche colpa della poliziotta se le regole sono state scritte, comunque i disegni di legge sono stati scritti in un certo modo, ma magari lui c'è, cioè, fattualmente è vero quello che dice, cioè che il non portare la mascherina non sta scritto da nessuna parte, sì, ma non è che è scritto che sulla gli impedisce di fare la spesa, è chiaro, non avere la mascherina non ti può far entrare in un posto. Ok, però dato che ormai già sta dentro non si è capito come è entrato. Ma tu parla, fatto pure la spesa, ormai ha fatto la spesa, poi è arrivato alla cassa, fagliela pagare. Perché tanto non gli puoi dire non puoi pagarla perché non hai la mascherina, perché lui poi si attacca al fatto che non è vero. È vero che non è scritto non puoi pagarla, ma non puoi entrare senza mascherina. Ma ormai è entrato, ormai sta lì. Ho capito, allora questo ragionamento. Dobbiamo ragionare con il problema. Non posso rubare, ormai sono entrato dentro casa tua, ormai sono entrato, fammi rubare. Cioè questo ragionamento. Perché lui non ha diritto, tu non hai diritto di rubare. Lui ha diritto di fare la spesa però. Sì, il diritto di fare la spesa, sì, ma che ha la mascherina in teoria. No, non è vero. Puoi entrare senza. Non è vero. Non è, allora, tu non puoi entrare, ma se riesci a entrare e poi ti si brucia la mascherina e c'ho la spesa lì, perdo il diritto di fare la spesa? Non credo. Ma magari arriva uno che me la strappa, io c'ho la spesa sul carrello. Gli diamo una mascherina senza problemi, però non la vuoi mettere. Vabbè, non lo so, glielo fai fare, però mi sembra un po'... È un discorso, non è per dargli ragione, ma concettualmente... Non sta scritto da nessuna parte che se non hai la mascherina non puoi fare la spesa. Beh, una volta sono, che stai lì. Diciamo che ci sono delle particolarità sul discorso sanitario, no? Quindi ci sono delle esenzioni, diciamo così, anche ad articoli della Costituzione in caso di... vabbè, c'era anche il discorso straordinario, motivi sanitari particolari, stato d'emergenza, eccetera. Quindi ci sono poi delle disposizioni che ovviamente vengono applicate. Hai detto tutte le parole chiave, bravo. No, Davide. Caso per caso. Stato di emergenza, sanità, vero. Poi. Perché ovviamente parliamo del caso specifico, per favore. Il caso specifico ho già risposto. Secondo me devono prendere una decisione celere. Quindi io o sto lo parlando allontani... solo di questo caso qua, non di detto, generale. Già mi sono espresso. O lo allontani e te prendi la responsabilità, oppure lo fai pagare e paghi la multa. Io sono d'accordo. Allora, io non conosco bene come funzionano queste cose, però sono d'accordo con te perché deve essere fermato all'entrata, come detto prima.
mo ha ceduto, gli fai fare la spesa, fai uscire un multi. Poi forse è quello che diceva d'accordo. Gianluca, magari questo è entrato. Ma ha sì, fatto la spesa, mi sembra strano. Poi, sai, io, e poi si è elevata io per fare il video, no? Dici, può essere. Ma io perché sono malizioso, però che cazzo ne so. Ci sono penso, le telecamere. Perché di solito te vedono all'entrata che entri senza mascherina. Appunto. E te placcano. Appunto. Non te lasciano l'opportunità di fare la spesa. O ti dirò di più, arrivi fino alla cassa, quindi significa che tu hai eluso fino alla cassa. Quindi significa pure che magari la mascherina se l'è tolta prima di andare in cassa. Perché se io sto riempendo un carrello senza mascherina, mo sto problema non si palesa prima. Me puzza. Può capitare, magari puzza. Non ci stanno controlli all'entrata. Però a me puzza. Vi posso dire, secondo anche me se l'è tolta per il video. Vuoi far video, no? Proprio nel momento è impossibile del che lui ha ceduto senza la mascherina e ha avuto il tempo di fare la spesa senza essere fermato. Questa persona è entrato con l'intento di fare il video. Secondo sì, era me. Tutto calcolato. Secondo me. Il fatto è che non è che stiamo a parlare di un vaccino che sei obbligato a vaccinarti e ci pavi tutti i tuoi pensieri. Qua te di solo mettere una mascherina diritto, per 10 minuti. È entrato per fare il videino del cazzo da cretino qual è. Che è finito infatti su una pagina super complottista, ovviamente, sì, sì, dove sì, c'è sì. Sta questo che è il leader non mi ricordo neanche che forse no Green Pass. Ah sì, sì, lui è Zano si chiama Zeno. Zeno. E mia madre mi chiamava, hanno arrestato quello che c'è fatta live. Zeno. Perché hanno arrestato a sto io Zeno. Io sono d'accordo che sia veramente un milione Zano. Sette. Sì, sì. È chiaramente una cosa inutile, è un gesto provocatorio proprio a rompere il cazzo a gente che lavora, assolutamente sì. Io mi stavo immedesimando in quel momento là, in quello stallo. Vabbè, diciamo cosa fare che... in quello stallo per risolvere la situazione io... nel minor tempo possibile? Sì, ho detto, per me le soluzioni sono quelle due. Poi vabbè, gli esempi che hai fatto tu... Può capitare, per esempio, della successo, no? Entri in farmacia per prendere la mascherina sì. Perché ti sei rotta. Pure sì. A me è successo. Non una è che volta. Mi dicono no, certo. Esca fuori. Ma sì, ho detto, sì. Guarda, sì, prego. No, pure a me è successo una volta che mi si era rotta l'asticella, insomma, sì. Il cordino della mascherina. Sono entrato in farmacia così, con quella rotta, e me l'ho fatto da un'altra, certamente. Vabbè, ragazzi, ci vediamo. Grazie, Piercing Carbonara. Ci vediamo alle 21. Mamma mia, sempre qui. L'apocalisse. Ciao, belli. Ciao, ragazzi. Ciao. Gli squali state arrivando. Ella! Registrando, aspetta, tu cazzo.